Sono al bar di Fingers, tempio della gastronomia giapponese creativa, regno indiscusso di Roberto Cabe. Sono con la bellissima Valentina. Abbiamo deciso di fare una cena simpatica, una cena rilassante, non particolarmente formale, e quindi in ambito di cucina giapponese la scelta non poteva che ricadere su tempura. Tempura è un cibo, quasi un archetipico cibo giapponese, se vogliamo. Ci sono tutti gli ingredienti, tutti i costituenti della grande cucina giapponese. C'è il design, c'è la cura maniacale per gli ingredienti freschi, la presentazione, c'è un lavoro tecnico sostanzialmente molto molto difficile, fare un tempura veramente eccellente. E comunque, quindi sotto tutti gli aspetti, veramente un cibo giapponese per eccellenza, un cibo molto molto semplice, che alla fine sostanzialmente si tratta di verdure e di pesce fritto. Fu introdotto nel XVI secolo dai missionari portoghesi. Qui proprio è un trionfo della semplicità, però assolutamente, come ho detto, basato sugli ingredienti più freschi e soprattutto su una pastella molto particolare, molto molto importante per la riuscita tecnica di un ottimo tempura. Pastella fatta di farina, uovo e acqua gelida. L'olio deve assolutamente essere a temperatura perfetta e il risultato è un cibo perfettamente croccante, squisitamente fresco. Qui abbiamo il tenshui, una salsa di soia leggermente più dolce di quella generale. Basta appoggiarlo brevemente per veramente gustare con questo piatto. Assolutamente l'essenza del cibo giapponese. Unica vera regola del tempura: si può tranquillamente mangiare con le mani, infatti è per questo che l'abbiamo scelto, giusto per rendere la serata più rilassata, ma soprattutto l'unica regola è mangiarlo mentre è caldo, mangiarlo mentre è croccante. Poi per il resto... Questo è il picchimuore tomaresca del 2004. Perfetto. Il vino che ho scelto stasera è un vino particolarissimo, è un vino rosso, un vino pugliese, 100% negro amaro come vitigno, il famoso Niger Maru, nero in sia latino che in greco, a vitigno molto diffuso nella Puglia, molto importante, raramente vinificato da solo, però quando lo è in grado di dare dei vini di grande struttura e anche di grande alcolicità. Questo Fikimori è un nuovo prodotto molto molto intrigante, un vino sostanzialmente studiato per essere servito freddo, un vino che si abbina perfettamente con pesce, a un vino che è assolutamente perfetto per cibi estivi come potrebbe essere un bel tempura. Veramente un vino molto molto intrigante, molto sorprendente, colore splendido, profumo di viola notevole e questo gusto morbido ma pulito, acido. Veramente perfetto. Direi che l'abbinamento anche qui sicuramente promette molto molto bene. E come vino ti piace? È proprio...